Davide Susca compie un miracolo. Ricicla la plastica, la ricicla e vorrebbe anche in qualche modo eliminarla, e cioè togliere dalla natura qualcosa che la disturba e quindi procedere a una bonifica del mondo naturale. Ma invece lui, attraverso la plastica, raggiunge la poesia. È molto singolare. Plastica su tela, tecnica mista con plastica su tela aiuta, arte plastica su tela. Insomma, la plastica si trasforma, ma non si consuma, non deve essere in qualche modo dissolta, ma deve diventare altro da sé, deve diventare una forma che si muove nell'aria, che vive con l'aria. Tutta la sua opera, quest'uso della plastica crea effetti pittorici straordinari e fa sentire che il suo problema è far diventare la plastica altro da sé, in un'operazione di riciclaggio, che non vuol dire però questa consumazione, questa eliminazione della plastica per la natura e la conservazione ecologica degli ambienti. Quindi il suo processo è un processo singolarmente poetico, perché queste immagini che richiamano la pittura informale non sarebbero tali senza la plastica riciclata. È un riciclaggio che cambia addirittura natura la plastica per farla diventare puro colore, per farla diventare pura forma. E in questo senso è una forma di liberazione quella della sua ricerca. Susca è un uomo evidentemente sensibile e intelligente, e il suo processo è un processo insolito e originale.